Controlli antidroga, vigilanza sulle autorizzazioni dei locali per le emissioni sonore, caccia agli schiamazzi. Da stasera la movida salernitana sarà ai raggi X. Salernitani e avventori da fuori comune avvertiti. Parte infatti in via sperimentale alle 22.30 il piano sicurezza messo a punto dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Questura e della Polizia Municipale per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Ogni sera dal venerdì alla domenica fino alle 2.30 una pattuglia mista formata da due poliziotti della Questura e da due vigili urbani passerà a setaccio i vicoli del centro storico, concentrando la propria attenzione su quelle aree più densamente frequentate in virtù della presenza di locali notturni. Ai vigili, 12 uomini individuati dal comandante Edoardo Bruscaglin, spetterà il controllo amministrativo dei locali. Si va dalla verifica delle licenze al rispetto delle ordinanze sindacali sull'intrattenimento musicale. Ai poliziotti invece competeranno i controlli antidroga, le identificazioni e in generale la prevenzione e la repressione di eventuali episodi criminali. Il piano sicurezza è stato messo a punto dal sindaco De Luca e dal questore De Jesu, che nelle ultime ore ha raccolto l'invito del sindaco De Luca a mettere in campo un sistema interforze. Riscontro con piacere, ha spiegato De Luca in un comunicato ufficiale diramato dal comune, la disponibilità del questore a mettere in campo servizi interforze per il controllo della movida e più in generale del territorio. Spetterà poi al prefetto valutare il piano e sottoporre il modello all'attenzione del comitato interforze per coinvolgere nei controlli anche le altre forze dell'ordine. Quando si parla di sicurezza urbana è indispensabile condividere gli obiettivi, ha chiarito il questore De Jesu, e con il comune che ha inteso investire in questo ambito ci sarà piena sinergia. Il centro storico rappresenta per noi una priorità, ha aggiunto il questore in via ufficiale.